di giugno, siamo in via San Matteo Rosata, siamo a Bunduso, siamo veramente nel cuore, nel capoluogo storico del Monte Acuto e siamo all'interno di questa straordinaria, meravigliosa sfilata che cavalli e cavalieri vogliono offrirci prima di dar corso, vita e soprattutto far respirare la quarta pentolancia a cavallo organizzata dall'associazione ippica Bunduzuina. Veramente un grazie di cuore perché il pubblico fa parte trainante di tutte le manifestazioni ipiche e in particolare di queste che l'associazione ipica Bunduzuina porta avanti da 4 anni dopo alcuni anni di silenzio, ahimè purtroppo dovuto alla pandemia, si ripropone alla grande con tantissimi cavalli, tantissimi cavalieri che sicuramente non mancheranno di appassionarci ma soprattutto di emozionarci e di regalarci, donarci un bellissimo spettacolo. Quegli spettacoli che sono mancati, quegli spettacoli che la gente di Sardegna vuole far sua, riappropriarsi. Ripartiamo veramente da un centro storico per la nostra isola, per la storia che lega l'uomo al cavallo. Ripartiamo da Bunduzò con questa quarta pentolaccia a cavallo, un'associazione ipica Bunduzuina che si è data da fare, ha fatto le cose bene, le ha fatto in grande, le ha fatte in stile, come è lo stile della gente di Bunduzò, come è lo stile della gente di Sardegna. Vogliamo ancora una volta salutare anche le tante persone che per vari motivi non sono potute arrivare qua in via San Matteo Rosata, ma che ci seguono ben volentieri da casa nei canali pagina Facebook Giovanni Maria Pinas 2, su YouTube Giovanni Maria e ancora sempre in Facebook Associazione Ipica Bunduzuina. Quindi un buon pomeriggio, una buona serata anche a loro. Una bella pista quella ricavata all'interno, quindi siamo nel cuore del centro abitato di Bunduzò, quasi a significare che cosa? Che l'amore, la passione per il cavallo deve vivere all'interno della comunità, non mai in periferia, deve entrare quasi all'interno delle case, deve far sentire il suo respiro, deve far sentire quell'alito che per alcuni anni purtroppo è mancato per colpa della pandemia. Tanti cavalli, tanti cavalieri e sicuramente tra qualche istante andremo a vivere queste belle suggestioni, questi colori, colori che raccontano di una Sardegna che vuole vivere, di una Sardegna dove il sole non è mai tramontato, anzi splende sempre di più come questo sole del 18 di giugno qua a Bunduzò in via Sebastiano Sata. Vi lascio a questi straordinari, bellissimi, emozionantissimi rumori che solo il cavallo insieme al suo uomo riesce a produrre. Eccoli. Vi fate un applauso tutti insieme, facciamo un bel applauso, grazie che serva anche da sprone per altre associazioni culturali come l'associazione ipica Bunduzuina che ripeto si è data da fare, si è data da fare soprattutto per fare una grande bella figura e penso che il viatico non è dei migliori ma è un ottimo viatico, quello della ripartenza. Adesso piano piano rientreranno verso la linea di partenza e poi possiamo iniziare questa pentolaccia a cavallo. La quarta edizione organizzata dall'associazione ipica Bunduzuina, vi ricordo che c'è anche uno centro per acquistare qualche bibita, qualche panino, magari lo farete più tardi, ma adesso soprattutto la parola, anzi il galoppo passa a loro, passa ai grandi protagonisti di questa pentolaccia a cavallo, passa ai cavalli, passa ai cavalieri. Ancora rumori che arrivano da via Sebastiano Sata. Va bene? Vogliamo ricordare ancora una volta, e ve lo chiedo cortesemente a nome degli organizzatori,
non attraversiamo per nessun motivo la pista se non siamo autorizzati, e se lo facciamo assicuriamoci che la pista sia libera, che non ci siano cavalli in movimento o al galoppo, e questo vi ringraziamo veramente. E così accompagnano piano piano verso la linea di partenza. Adesso gli organizzatori porteranno qua sul palco anche lo schieramento di partenza, in duo o in trio. Siamo veramente in tanti e di questo dobbiamo gioire, di questo siamo veramente felici e orgogliosi di essere noi anche testimoni di questa ripartenza. Testimoniare veramente con la presenza, l'amore e la passione che l'uomo, la donna nutre per questo meraviglioso e insostituibile animale che è il cavallo. Mancavano veramente le feste di Sardegna, eccole qua, eccole che ripartono in grande stile, ripartiamo col cavallo, ripartiamo grazie all'associazione ittica Cutus Vida che presenta la pentolaccia a cavallo per il quarto anno. Ci siamo riposati, ma evidentemente la voglia di fare, la voglia di esserci, il desiderio di proporre ancora le grandi feste, le grandi pentolacce, questo non è mai mancato nelle vene e nel DNA dei Cutusuili, che grazie alla loro associazione ittica ci offre. Buonasera a voi. Questi se mai che li cercano sono i libri con cavalli. Ci organizziamo e partiamo. Se non partono prima che senta Roberto. Quindi ci lascio lo fermo. Seguo piano piano orizzontale. Ci hanno portato lo startling. Prima di iniziare vorrei anche dare e fare un ringraziamento particolare a cavalli e cavalieri che arrivano più o meno quasi da ogni angolo della nostra isola, e questo a noi, ma soprattutto agli organizzatori dell'associazione ippica Cutusuina, fa molto piacere. Prego. Possiamo iniziare dal paese che ci ospita, Cutusò, poi Orgosolo,
avremo Rani, Fonni, Nule, ancora Buduzzo, per quattro volte Burgos, Sindia, Benitutio, Rotelli, Anela, Mamoiada, Nuoro, Pattada, ancora Burgos, Lula, ancora Lula, sempre Burgos, Orolai e ancora Benitutti. Quindi vedete che la nostra isola è abbastanza rappresentata. Pentolaggia a cavallo, l'ultima raccomandazione, quando i cavalli sono lanciati al galoppo non attraversiamo la pista. E veramente ci divertiamo tutti insieme. Grazie di cuore a voi che siete qua presenti numerosi, grazie soprattutto all'associazione ippica Buduzzi, nella quarta pentolaggia a cavallo. Salutiamo ancora una volta perché i tanti amici e amiche che ci seguono da casa nelle pagine Facebook Giovanni Maria Piras 2, su YouTube Giovanni Maria Piras, ancora una pagina di Facebook dedicata in particolare dall'associazione ippica Buduzzi. Quando siamo pronti possiamo iniziare con un trio di Buduzzo, questa lunga storia ultrasecolare del cavallo con gli abitanti di Buduzzo. Mario Fadda, Luisa Fadda, Antonello Saba, quando siete pronti possiamo iniziare questa quarta pentolaggia a cavallo, via! Eccoli! Vai! Una! Applauso! Una pentolaccia! Buduzzo adesso abbassiamo! Attenzione! Benissimo! Riannodiamo i fili, eccolo qua! La seconda! Gavino Sanna, Lorenzo Soro, Matteo Concas! Ed è ancora Buduzzo, protagonista qua in via Sebastiano Santa, a questa quarta pentolaccia a cavallo. Siamo pronti? Sì, vai! Lanciatissimi, vestiti di giallo e di bianco. Due! Applauso! Bravi, bravi, bravi! Due pentolacce per il trio Sanna, Soro, Concas. Velocissimi, velocissimi i nostri amici e la nostra amica che stanno riproponendo e ricollocando le pentolacce. Orgosolo, siamo nel cuore della Sardegna, cuore tipico della tradizione della Barbagia. Michael Candela, Emiliano Monni, questo è un duo, attenzione via, la pista è libera, lanciatissimi, eccoli. Olè! Sono cadute tutte e due, bravissimi, la bella figura anche di Orgosolo alla quarta pentolaccia a cavallo, ma le emozioni, le suggestioni che i cavalli e cavalieri riescono a produrre sono solo all'inizio. Orani con Pepedu e Macchinetta, ancora un duo, anche Orani ha una sua vecchissima, antichissima tradizione legata al cavallo, una tradizione che non è mai mancata ed è una tradizione che poi col passare degli anni, generazione dopo generazione, si è sempre rafforzata ed oggi anche i giovani riescono a produrre tante belle emozioni grazie ai loro cavalli. Macchinetta e Pepedu per Orani, la pista è libera per voi. Eccoli qua. Olè! Anche Orani ha fatto un play, questo ci fa piacere. Ripetiamo a posto, così, e andiamo in un paese dove il cavallo è veramente ragione di vita, un cavallo almeno per ogni famiglia, all'interno delle feste di paese, le feste soprattutto con un palio bellissimo a Fonni, e abbiamo Pipia, Unetu,
Giancotto Fogni. Olè, eccolo qua, non mi hanno smentito, coi fatti 3 su 3 per Fogni. Ripetiamo le tre pettonacce, così, mi raccomando, non attraversiamo la pista, andiamo a Nulle, Luca Cuinu, Michele Spada, Simone Manca, anche Nulle racconta una bella tradizione, il pastoralismo che lega e ha sempre legato nella sua storia, col cavallo già al galoppo. Arriva nella parte alta di via Sebastiano Santa Nulle. Olè, 2 su 3. Era tanto il desiderio, no? Di tornare a cavallo, di farsi una bella gita, una bella uscita e soprattutto regalare quello che i cavalli e i cavalieri ci stanno donando stasera qua a Brutusò. E a proposito di Brutusò, arriva un trio: Vitalis, Sanna, Satta. Brutusò ancora al galoppo, pista libera, vai, andiamo ragazzi. Olè, dai, bravissimi. Rimettiamo a posto le pettonacce, le nuove, le sostituiamo e restiamo a Brutusò, ancora un trio Polighetto, Regaglia, Baciu. Un attimo ragazzi, rimettiamo le pettonacce, la pista è libera, ancora Brutusò, protagonista qua in via Sebastiano Santa, vai! Ci siamo? Potete andare? Ancora qualche istante. Pulighetto, Regaglia, Baciu. Andiamo. Dove c'è? Sono fermi. Non ha capito. Eccoli. Blu la polo, vediamoli! Ale, 2! Ancora un tris da Brutusò. Alessio Malune, Tommaso Sistu, Sebastiano Antis. Un attimo ragazzi, rimettiamo a posto, riorganizziamo la pista, ma in particolare le pentolacce. Eccoli qua, Malune, Sistu, Antis, pista libera, quando volete salite pure, vai! Vi aspettiamo noi, vi aspettano le pentolacce ragazzi, mi sembrano anche molto molto giovani. Ale! Alla carica 2! Bravissimi! E restiamo ancora a Brutusò mentre gli organizzatori risistemano le pentolacce. Giovanni Fenu, Elio Pitti, Stefano Zizzi. Se siete pronti, la pista è libera. Andiamo, eccoli, attenzione. Olè, 1-0, ha quasi del clamoroso, no? 1-0 perfetto. Adesso andiamo nell'oceano, nella parte alta del Samostera, altro paese che da sempre lega le sue attività, soprattutto quelle legate alla pastorizia, legate all'agricoltura, alla cavallo. Una bellissima compagnia quella del cavallo. Andiamo a Burgos,
tante feste, tante processioni, tante sfilate dove il cavallo comunque resta sempre il protagonista. Elia Siri, Seidler Kerti e Burretu. Francesco Burgos vuole far festa qua a Budusò in via Sebastiano Sacra. Andiamo, eccoli. Polo rossa per questi giovani ragazzi di Burgos, Costera, Goceano. Beh, una gliela contiamo, una gliela diamo. Ecco, riabbassiamo, riorganizziamo le pettorance. Torniamo a Budusò ancora con un trio, Marcello Scintu, Marco Palimonte, Gigi Bua. Pista libera, quando volete ragazzi, vi aspettiamo qua nella parte alta di via Sebastiano Sacra, vai! Olè! Uno! Ci spostiamo di qualche chilometro da Burgos e andiamo nella Planargia, andiamo esattamente a Sindia, altro paese simbolo della nostra isola per la salvaguardia, la divulgazione del cavallo. Un cavallo che anche a Sindia ha sempre avuto la sua rilevanza primaria all'interno della comunità. E sono con noi Mura, Antonello Mura e Cristian e Mura Graziano, già arrivati, eccoli! Uno! Sindia, quindi, altro paese protagonista qua a Budusò. Riabbassiamo le pecolacce, poi rinsiamo. Ancora un paese adesso dal Goceano, ma la parte destra del Goceano. Andiamo a bene tutti, anche bene tutti, oltre tantissimi spunti legati al cavallo, anche attraverso le feste più importanti, ma anche e soprattutto quando si andava in campagna, quando i mezzi di locomozione erano ben pochi e si doveva spostare sempre col cavallo. Bene tutti con Walter Cortes, Francesco Pilosu e Francesco Addis. La pista è libera, quando volete ragazzi vi aspettiamo qua. Dai! Bene tutti, Polo Nereo. Walter Cortes, Francesco Pilosu e un altro, Francesco Addis. Qualche istante e saranno da noi. Eccoli qua. Bene tutti quindi, protagonista qua alla quarta pentolaccio cavallo organizzato dall'Associazione Ippica Budusina. Eccoli! Bel applauso questo! Meritatissimo! 3 su 3. Mi auguro, vorrei salutare ancora gli amici e le amiche da casa che vi stiate divertendo, un caro veramente saluto, un ringraziamento a Giovanni Maria e al suo assistente che stanno proponendo questa diretta attraverso le pagine Facebook Giovanni Maria Piras 2, YouTube Giovanni Maria e il Facebook anche un canale, una pagina dedicata dell'Associazione Ippica Budusina per portare all'interno delle case questa bellissima edizione della quarta pettolaccia a cavallo. Andiamo avanti, adesso dopo tantissimi tris abbiamo un duo che arriva da Orotelli, paese che da sempre dedica la sua storia al cavallo. Mauro Pischetta, Francesco Zanotu, sono già quasi da noi, eccoli, e uno, lo abbiamo portato a casa. Però adesso rientriamo
tra le mura amiche, quelle domestiche, quelle casalinghe, quelle di Buduzò, perché tra qualche istante ci regaleranno sicuramente delle emozioni Sisinio Vacciu, Mario Andrea Mele e ancora Mustazzu Nicola. Di Buduzò ancora protagonista e in forze all'interno di questa quarta pentolaccia a cavallo. Dovete tanti cavalli, tanti cavalieri di Buduzò, eccoli, di bianco e rosso vestiti, Tris da Buduzò e Tetris, ragazzi. Commenteranno un sostardo, l'hanno imbattato in primo, Una, due, tre, bellissimi e bravissimi. E ci restiamo a Buduzò, prima di spostarci ancora una volta con Antonio Becciu, con Andrea Deiana e con Alberto Can. Attenzione ragazzi, state là alla linea di partenza, vi diamo il via, stanno risistemando questa ala di pista dedicata in particolare al passaggio sotto le pentolacce. Becciu, Deiana, Canu, la pista è libera ed è tutta per voi. Divisa bianco-nera, eccoli qua, giovani, mi sembrano giovanissimi anche questi. Attenzione, c'è una falsa, vabbè, non c'è problema ragazzi, La riproviamo. Vi ricordo anche il punto di ristoro, ripreso, organizzato naturalmente, allestito dall'associazione ippica Buduzuina. Potete naturalmente avvicinarvi subito dopo tra la prima e la seconda salita, perché questa è una vera e propria salita. Adesso ci riproviamo però, dai! Becciu, Deiana, Canu. C'è un cavallo che non vuole sentirne proprio di partire. Non si è visto zitto, vediamo. Sono dei momenti particolari dove naturalmente ci vuole la sua sana pazienza da parte del cavaliere. Però adesso partono, eccoli! No, sì sì, dai che ce la facciamo! Forza ragazzi! Attenzione! Attenzione! Ah, pentolaccia! Guarda un po'! Non voleva sentirne di partire, poi invece, grazie naturalmente alla collaborazione e alla complicità del suo cavaliere, una pentolaccia l'ha buttata giù anche lui. Due pentolacce qui. E facciamo ancora un excursus in oceano, andiamo ad Anela, questa piccola comunità, numericamente piccola però molto importante sotto il profilo direttamente legato al cavallo, perché anche Anela ha da sempre avuto questa grande passione. I grandi pastori di quel piccolo centro hanno sempre accompagnato le loro gesta, andando in campagna, tornando dalle campagne, sempre col cavallo che è rimasto all'interno di questa comunità. Pilas, Vannini e Danilo, eccoli qua, due su tre. Peranela. E ancora Buduzò, Andrea del Rio, Alessandro del Rio e Pietro Agis. State là ragazzi, adesso issiamo di nuovo le nuove pentolacce. Nuova vecchia, bravissimo. Un attimo, un attimo. Andrea, Alessandro e Pietro, la pista è libera, forza ragazzi! Dai! Anche loro di bianco e nero. Questo contraddistingue il colore di questo trio. Via! Giovani, giovani, giovani!
Non attraversate la pista per nessun motivo, ragazzi. Assolutamente, vai! Ale! Si sono preparati bene, si vede. E allora questo fa molto molto piacere, ma fa piacere soprattutto notare che c'è un grande pubblico composto, e un pubblico che sicuramente aveva questo forte desiderio anche di evadere dopo due anni di prigionia forzata per colpa di una pandemia che piano piano, e ci auguriamo, ci lasci, ci abbandoni per sempre. Abbiamo voglia di desiderio di normalità. Momoyadi, il paese dei Mamutones, il paese dei Soccadores, il paese del cavallo. Daniele Montone e Alessio Piu, la Barbaggia, protagonista qua a Buduzò. Attenzione, possiamo andare, Daniele ed Alessio, dai! Arrivano i ragazzi. Granata e nero, granata e nero. E due su due per Mamoyada. Ciclone, Sittone, Sinatra e Giovanni De Jesus. Beh, insomma, qua andiamo nella storia scritta del cavallo. Quante volte la grande Grazia D'Aletta nei suoi romanzi ha raccontato la vita di questo animale. Dalle processioni che partivano dal Rosario una notte di festa per far festa all'interno del santuario di San Francesco, il ritorno e tanti altri. Nuoro, tanti altri romanzi, ecco Nuoro protagonista a Buduzò. Giovai di Nosso Vicombini. E adesso a patata. Le processioni, le sfilate, una fede profonda che si ramifica e che si trasmette da padre in figlio da tantissimi secoli. E quelle processioni che richiamano veramente un momento di riflessione, come i cavalieri di patata che si contraddistinguono da tantissimi altri. E patata adesso è il protagonista con De Solis e Regaglia. De Solis e Regaglia. Prego. Molti sono e tantissimi sono i paesi di Sardegna che cercano veramente un barlume di luce anche attraverso quel momento umile, ma sempre di fede si tratta, quando arrivano da patata i cavalieri che percorrono veramente chilometri, chilometri e chilometri. E ci stiamo anche a patata con Luca Falqui, con Danilo Amadu, con Giovannino Becciu. La pista è libera, vi aspettano qua queste tre pentolacce. Quando volete, la pista è per voi, ragazzi. Patata, vestito rabelludo, la Santiga. Fa piacere, eccoli qua, cavalli e cavalieri da Patana a Buduzò. Olè, due almeno li abbiamo buttati giù. Riorganizziamo, mentre torniamo a Burgos. E sono venuti qua a farci visita con i loro cavalli Eddie Tola e Giampaolo Siri. La pista è libera, fissate le pentolacce, siamo qua ad aspettarvi. Eddie Tola, Giampaolo Siri, forza ragazzi. Eccoli qua, blu e nero, blu e nero, gli amici di Burgos, e li abbiamo mandati giù, due su due. Ancora una terna, Lule, quindi ancora il Voceano che è il protagonista, con Gianmario Pinna, Gian Nicola Carzetta, Gian Paolo Iai,
Lule. Un attimino ragazzi, siamo le pentolacce. Grande, questa è bella l'organizzazione dell'associazione ippica Butusumina, che ha dettagliato veramente questa quarta edizione della pentolaccia a cavallo, veramente bravi. Ci siamo, la pista è per voi, gli amici di Lule, eccoli. I colori dominanti, il rosso della polo sicuramente della maglia e il nero del pantalone. Dai! Vi aspettiamo! Galoppano, galoppano i ragazzi di Lule! Pinda, Carsenda, Iai! Quanti sono? 3 su 3! Ole! E andiamo a Lula, altra comunità devota, questa è una bella, bella appellativa, devota veramente al cavallo. Abbiamo un fuori programma, c'è un cagnolino, io mi sono chiesto meno, si esce da campo. Ditegli che la pentolaccia per i cagnolini, magari la faremo in seguito, non so, qualcosa inventeremo. Ce l'ha il cagnolino? Va bene, Lula, e aspettiamo Gian Pasquale Pilas, Salvatore Deiana. Un attimo ragazzi, un attimo. Stiamo preparando. Sì, già la pulisco. Avanti un canale. Ancora questo. Intesinarla. Birillo. Birillo! Beh, si dica! È andato? Ecco il cuore! Vabbè, c'è uno degli organizzatori, cerca di portare amici consigli, di Birillo! Ehi, Birillo! Fatemi la benzina! La si chiama Birillo! Birillo! A me mi sembra un po' grillo. Lo vedo da Zappano, mi lo vedi? Bene, benissimo. Mi fate un applauso a Birillo? Attenzione. Pilas e Deiana, eccoli. Bravissimi. Torniamo a Burgos con Agostino Tilonca e Francesco Lugedu. Lugedu. Si avvicinano prima. E un po' di volume così, eccoli sopra. Allora, dicevamo Burgos, siamo quasi alla fine di questa prima salita. Sono partiti i nostri amici Francesco ed Agostino, bianco e nero, i loro colori, eccoli. Almeno uno l'abbiamo beccato. E adesso saliamo in uno dei paesi più alti della nostra isola, sul livello del mare. Siamo quasi ai 1000 metri di Ololai, il paese che fu di re ospitone. Qua all'interno di questa popolazione il cavallo è stato veramente di vitale importanza. Le tante nevicate non davano la possibilità ai pastori di spostarsi a piedi, e allora il cavallo per forza di cose doveva intervenire, e lo faceva veramente bene. E noi abbiamo Alessandro Bussu, Pietro Chessa e Fabrizio Daga in rappresentanza di Ololai. La pista è libera, ragazzi, quando volete si può salire, dai! Eccoli qua, ancora un granata e un nero, colori che contraddistingue questo Chris di Ololai. Eccoli, 0!
29esima e anche ultima in questa prima tornata di Bertolaccia, con Beni Tutti, con Giuseppe Chessa, Luigi Cherchi, Angelo Cosseddu. La pista si libera, Birillo l'abbiamo messo al sicuro. Bene tutti, protagonisti, Angelo, Luigi, Giuseppe, Granato e Nero, anche per loro, vai! Poi ci concederemo naturalmente una pausa, vi avvicinerete presso il chiosco allestito dall'Associazione Ippica Budusvina per rinfrescarsi un po'. C'è un bel caldo in via Sebastiano Satta, c'è un bel caldo qua a Budusò, belle emozioni, ecco la 29esima, bravissimi! Adesso pausa e poi ci ritroveremo qua tra qualche istante. Il quadro del pubblico? Questo è qua. Però ti dico io qua. Così qua. Guarda da che. Cioè non vedi dove ci sono tutte quelle persone. Quando sto inquadrando te lo dico. Fermo adesso, fermo. Vai. Vado, sì, vai. Chi vuole se ne presti, poi dobbiamo ripartire con le seconde pariglie. Abbiamo ben 29, quindi ancora tante belle cose raccontarci, ma soprattutto da raccontare da parte loro, dai veri protagonisti che sono arrivati qua in forze, in massa, un po' da, non solo dal circondario ma anche da varie regioni storiche della nostra isola. La quarta Bertolaccia a cavallo organizzata dall'Associazione Ippica Budusvina, ecco, tra qualche istante ripartiremo. Lascialo passare, lascialo finire la sera.
Carlo. Ah, togli. Dai, vai. Vai, fate salutare. No. Carlo. Ah, ma cazzo di niente. Ma che chiama, che chiama? Vai, va. Ora riprendiamo, quindi c'è questo ripassaggio sotto la pentolace, comunque davanti a noi, di questi 29 binomi e tri che veramente ci hanno regalato tante belle emozioni durante le prime pentolacce. Adesso ci riorganizziamo piano piano anche per la seconda pentolaccia. Sono bene 29 e sicuramente anche in questa seconda risalita non mancheranno naturalmente di emozionarsi. Eccoli qua, ognuno presenta la sua divisa. È comunque una grande bella ripartenza questa della quarta edizione della pentolaccia a cavallo organizzata dall'associazione ipica Budusuina, tanti amici che sono convenuti e non solo dai paesi limitrofi, dall'Interland, del paese del Monte Acuto, ma da Orgosolo, da Orani, da Forni, da Dule, da Burgos, da Benitutti, da Orotelli, da Anela, da Mamoiata, da Nuoro, da Patata, da Lula, da All Online, insomma tanti amici che non sono voluti mancare a questa festa, perché questa, credetemi, è una bella, una bellissima festa organizzata in modo meraviglioso, splendido, dall'associazione ipica Budusuina, che non si è fatta mancare veramente nulla. È la dimostrazione che questa presenza di tanti cavalli, gli stessi cavalieri, siamo circa 84-85 cavalli che fanno questa bella sfilata adesso, dove tra qualche minuto ripartiremo, dove tra qualche minuto andremo a celebrare ancora questa quarta edizione della pentolaccia a cavallo a Budusò, una via Sebastiano Satta vestita con i tantissimi colori della Sardegna, i colori della passione, i colori dell'amore, i colori di una festa che non muore mai, che non tramonta mai, ma il sole splende sempre di più. Non sono passati quei 2 anni a farci issare la bandiera bianca, no, la bandiera della riscossa era sempre pronta e questa ne è la riprova all'interno di questa quarta pentolaccia a cavallo che ci offre l'associazione ipica Budusuina. Tra qualche istante ancora insieme le feste naturalmente all'interno delle nostre comunità, quelle col cavallo, quelle che vedono anche impegnati altri comitati, altre leve, sono tantissime. Io vi invito a visitare le nostre feste, le nostre sagre, le nostre feste patronali, perché anche all'interno di quelle feste, credetemi, il cavallo sarà sempre in prima fila, e questo è vero, è un dato di fatto. Quindi grazie anche all'associazione ipica Budusuina si è creata e si è ricreata quella passione e quell'amore per il cavallo.
strada però, guarda cosa sta facendo. No, no, volevo far vedere se... Non prende questa qua. Ok, ok, ok. Dai. Adesso in più non c'è il sole, l'ora. Quasi completata la sfilata. Naturalmente cavalli e cavalieri utilizzeranno lo stesso sistema di partenza che abbiamo utilizzato nella prima salita, quindi ripartiremo da Buduso, adesso rinseremo le pettolacce, allarga, allarga. Mi raccomando, se avete da attraversare la pista fatelo in questo momento, perché la pista chiusa è impossibile per passare da una parte, da un lato all'altro della pista. Ecco, adesso siamo alla pettolaccia e ci riprepariamo. Cavalli e cavalieri, ancora grandi protagonisti alla quarta edizione della pettolaccia a cavallo organizzata dall'associazione ipica Buduswina. Ancora un saluto caloroso, affettuoso alle donne e agli uomini che ci seguono da casa attraverso le pagine Facebook di Giovanni Maria Pirastue e naturalmente anche su YouTube Giovanni Maria. Grazie, sicuramente adesso saremo più numerosi come lo siamo qua a Sebastiano Sata. I colori, come dicevo, della nostra isola che stasera rispecchiano fedelmente quello che è il desiderio di tutti noi sardi, quello di evadere, quello di essere un po' anche noi protagonisti della festa. E lo siamo stasera a Buduso all'interno di questa bellissima manifestazione, questa quarta pettolaccia a cavallo, dove l'associazione ipica Buduswina ha fatto trovare tutto al suo posto. Organizzata veramente bene e un grazie di cuore va in particolare a questi ragazzi, a queste ragazze e a chi insieme a loro ha organizzato questa manifestazione, questo bellissimo incontro, questa quarta pentolaccia, quindi i familiari, quindi gli amici, quindi le amiche e comunque chi in qualche modo si sente parte integrante e coinvolta all'interno dell'associazione ipica Buduswina. Stiamo per ripartire e lo faremo così, con Buduso, con Antonello Saba, con Luisa Fadda, con Mario Fadda. La pista è libera, le pentolacce sono state issate. Antonello, io conosco te, quando siete pronti possiamo iniziare. Però allarga, allarga. C'è troppo. Quindi Fadda, Fadda e Saba. Allarga ancora un po' di più, Tanto se non li prendi il primo piano di là, li prendi quando arrivano qui il primo piano. È nuovo. È meglio che sia più larga. Eccoli qua. Ma io arrivo fin qua, non arrivo fin là. No, deve arrivare più sì, almeno qua, sì. Capito. Mario Fadda, Luisa Fadda. Non è accaduto. Antonello Saba. Sono quei minuscoli incidenti che raramente poi capitano all'interno delle manifestazioni, magari un attimo di distrazione del cavaliere. Ci siamo, eccoli. Allarga, allarga. Dai Antonello, la pista è libera, riapriamo con queste seconde risalite, queste seconde pentolacce. Ne abbiamo da vivere un bel po', esattamente 29. E inizia Buduso, Antonello Saba, Luisa Fadda, Mario Fadda, eccoli. Ciao il tipo per Luisa. Ah, che apertura. Bravi, bravi, bravi. Ancora Buduso, Matteo Concas, Lorenzo Soro, Gavino Sanna.
ancora un trio quindi di Butuso, Sanna, Soro, Concas. Sto seguendo, faccio così al centro dell'imparato. Prendono posto, alla partenza, dominante il giallo e il bianco, a contraddistinguere questo trio di Butuso. Ragazzi, la pista è libera, quando volete vi aspettiamo. Arriva l'ultimo. Eccoci. Siamo pronti. Via! No. Un attimo l'ultimo. Cavallo non è vero sottile, eh? Ci riprendiamo subito, tranquilli. Qualche secondo. Si rimette in sella e si riparte. Matteo Concas, Lorenzo Soro, Gavino Sanna a rappresentare il Butuso. Questa quarta pettolaccia a cavallo si è presentata veramente in forze. Eccoli! Apparigliare, apparigliare. Vai! Attenzione! C'è una raccomandazione a chi poi si presenta sotto forma di pariglia, bisogna fare i calcoli con le pentolacce, magari poi uno può andare a sbatterci la testa, insomma, arrivare a certe velocità anche se piccolo col vasetto fa male. Va bene? E adesso aspettiamo Orgosolo, Michael Candela, Emiliano Monni. Eccoli qua, attenzione! Ole! La pariglia di Orgoso. Pepe Giù e macchinetta a rappresentare Orani, paese di Costantino Nicola, il paese dell'arte. Il paese del talco, il paese della tradizione, della festa. Loro tributano nel mese di ottobre una festa patronale grandissima in onore di San Daniele. E oggi però sono qua a far festa loro, in trasferta a Butuso, alla quarta pettolaccia a cavallo. Aspettiamo Orani. Pepe Giù a macchinetta. Eccoli qua. Non poteva essere diversamente il vestiario velluto che fa parte della quotidianità. Vai, 2 su 2. Bravissimi. E dopo Orani sono arrivati in forza anche da Fonni, Matteo Pipia, Antonio Uredu e Simone Cianciotto. Fonni, anche questa è una bella storia, la festa di San Giovanni. La festa dei martiri, quindi le processioni, quindi la fede profonda del fonnese, il cavallo sempre avanti, avanti a tutti. I Pia Uneddu, Cianciotto, gli amici di Fonni. Eccoli qua, vai ragazzi, olè, 3 su 3 per Fonni. Riorganizziamo sicuramente le pentolacce, sono gli organizzatori stessi che si prendono
questa bella responsabilità. Riospitiamo gli amici di Lule, Luca Coinu, Michele Spada e Simone Manca. Un attimo ragazzi, è tra me due il blu. Allora ragazzi, ancora no, state là. Diamolo il via, la pista dovrebbe essere libera, pensate, Leprico lance, Lule al galoppo, già nella parte alta di via Sebastiano Santa, eccoli qua! Ci hanno preso le misure, 3 su 3, anche per Lule. E adesso nell'ordine per 4 risalite rivedremo Cavalli e Cavalieri di Bugiusò. Iniziamo con Gabriele Pitalis, Pasquale Sanna, Gesuino Satta. Organizziamo le pentolacce. Una, due, anche la terza. Un attimo, Fissate, lo diamo in sicurezza la pista, così. Dai Gabriele e soci, vi aspettiamo qua su, dai, via! Eccoli! Allora giovani, 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 va bene! Olè, due! Sempre le solite raccomandazioni ragazzi, non attraversiamo la pista senza autorizzazione. Adesso rissiamo per l'ennesima volta le pentolacce e riospitiamo Giacomo Pulighetto, Salvatore Regaglia, Angelo Bacci. Ancora Bugiusò. Un attimo ragazzi, un attimo. La pista non è libera. Un attimo, un attimo. Un attimo di pazienza. Fermi, fermi ragazzi, fermi. Fermi, fermi. Un attimo ragazzi, un attimo. Non c'è niente. Un attimo, la pista non è in sicurezza, comunque si ripreparino Giacomo, Salvatore ed Angelo, rappresentano anche loro Bugiusò. Possiamo andare? La pista è libera, possiamo andare. Andiamo ragazzi, si può salire, dai! Giacomo, Salvatore ed Angelo, eccoli qua, già nella parte delle pentolacce, una, due! Fate attenzione a qualche scheggia. Ancora Bugiusò con Sebastiano Addis, Tommaso Sistu, Alessio Malune. Portate su le pentolacce, la pista è libera, sì. Andiamo ragazzi, pista libera, si può salire. Dai, al galoppo, arrivano Addis, Sistu, Malune, Bugiusò,
2. Quella di mezzo è rimasta intatta. Destra, sinistra, ne abbiamo fatte fuori. Adesso ripreparamo. Vediamo questa quaterna di salite di Fuguso con Giovanni Fenu, Elio Bitti e Stefano Zizzi. Ziri. Hanno scritto male, non lo diceva nessuno. Stefano Zizzi, quindi mi scuso con Stefano perché nella prima salita gli ho fatto Zizzi di Cortona. E invece tutte altre cose. Elio Bitti, Giovanni Fenu e Stefano Zivi. La pista è libera, pensate, riaperto l'ace, possiamo anche partire, risalire via Sebastiano Satta. Riaperto l'ace sono per voi, eh? Dai ragazzi, Buduso! Olè! Sempre quella di mezzo che resta là. Magari c'è il trucco e non si vede. No. Terzo. Grazie. Adesso paese dell'oceano, Burgos. Francesco Burretto. Poi abbiamo Samuel Kerchi ed Elia Siri a rappresentare Burgos. Bella la storia legata soprattutto e in particolare anche alla scuola di cavalleria che era in funzione a Burgosino a non molti anni fa. Però il cavallo appassiona sempre, regala quelle forti emozioni anche a Burgos e questi ragazzi lo dimostrano, vai, vale! Erano un 3, sono rimasti 2 su 2. Torniamo a casa, torniamo a Buduso, con Marcello Scintu, Palimonte Marco e Gigi Bua. Un attimo ragazzi, prendiamo la pista libera, sicura, per Buduso, quando volete vi aspettiamo, dai! Siamo qua, la pista è libera ragazzi, dai! Arrivano questi giovanotti, sembrano anche decisi, Cintu, Palmonte, Bua, Ale! Oh, Gusta De Meso non è che ne intende, Ne avete fatto qualcosa? O hanno paura? Sono cose che non vanno. Andiamo nella splendida Planargia, questa subregione storica della nostra isola. Siamo dentro la storia, siamo veramente nella storia della Sardegna, di quella regione. Sindia con Mura, anzi tutti e tre i Mura, Cristian, Antonello e Graziano, vai! Ah! Eccoli qua! Non è caduta, eh! Ciao Graziano! Ci vediamo! Sì, no. Non c'è! Non ama i cavalli! Piccola! Graziano! Andiamo bene tutti, quindi Goceano! Prendono possesso della pista, giù in fondo, Walter Cortes, Francesco Pilosu, Francesco Addis. Bene tutti. La simbologia della terra, il simbolo del sudore, del sacrificio attraverso
questa salita dei tre cavalli e cavalieri di Bentutti. Eccoli qua! Olè! Il trucco non c'è più, cade tutto. Adesso cade tutto. E noi siamo contenti. Grazie veramente ai ragazzi dell'organizzazione che sono velocissimi, ma è tutta l'organizzazione che sta funzionando ottimamente. Questa quarta pentolaccia a cavallo organizzata dall'associazione ipica Butusuina. Come mi dicevano loro, questo pomeriggio è la pentolaccia della ripartenza, con l'augurio che venga e arrivi tanta gente a Butusu e questo pubblico dimostra che veramente questa manifestazione è riuscitissima. Andiamo a Orotelli, Mauro Pischetta e Francesco Zorotto. La pista è libera, quando volete salire siamo a vostra disposizione, noi siamo qua. Non ho un movimento, cioè state tranquilli. Orotelli, Mauro Pischetta, Francesco Zorotto, anche questi due giovani a onorare la quarta pentolaccia a cavallo, ne è cascata una proprio quella di mezzo e adesso la manduriamo del tutto, va bene? Adesso avremo ancora due salite di Butusò, la prima Sisinio Baciu, Mario Andrea Mele e Gustazzo Nicola. Il rosso e il bianco lo scorgiamo già addirittura qua dalla linea d'arrivo, quindi sotto la pentolaccia, che fa bella mostra di sé all'interno di questa manifestazione. Dopo cavalli e cavalieri è veramente il vaso, il vasetto, il vero protagonista di questa quarta edizione della pentolaccia a cavallo. Quindi aspettiamo Sisinio, aspettiamo Mario Andrea, aspettiamo Nicola. La pista, ragazzi, è libera, quando volete vi aspettiamo qua nella parte alta di via Sebastiano Sata, vestita a festa. Siamo pronti, sono partiti rosso e bianco, i due colori dominanti di questo quiz di Butusò. Vai! 1, 2, 3! Olè! Bravissimi veramente! Ancora Butusò, con Antonio Becciu, con Andrea Deiana, con Alberto Canu. Naturalmente lo dico a beneficio dei tanti amici che sono arrivati da fuori, Butusò non è da visitare solo oggi. Butusò è parte integrante della storia culturale, folclorica, dell'arte della nostra isola, da visitare ogni giorno, mi raccomando. Vai! Olè! Adesso andiamo ad Anela. Grazioso centro, la festa patronale a settembre, la festa dei Santissimi Cosma e Damiano che richiamano in paese tante tante persone, belle le manifestazioni di cultura legate al ballo, legate al canto a tenore, legate soprattutto in particolare al suono dell'organetto diatonico dove Anela gli dedica una serata, tutta per questo nobilissimo strumento che arriva in Sardegna alla fine del 1800 e poi non ci ha abbandonato più. Arrivano gli amici quindi di Anela, Antonio Piras, Gianfranco Vannini, Danilo, amici di Anela, eccoli qua, a Pariglia quasi, aree 2. Ancora Butusò, con i due del Rio, Alessandro e Andrea e Pietro Abis. Un attimo ragazzi,
ancora non si parte. Mettiamo in sicurezza la pista, ma soprattutto organizziamo le pentolacce. E poi Pietro, Alessandro e Andrea, eccola qua, la pista in sicurezza e siamo a vostra disposizione, vi aspettiamo qua. Dai ragazzi, giovani, bravissimi, appassionati, eccoli, due! Andiamo in Barbancia, andiamo a Mamoiada, venuta alla ribalta in questi ultimissimi anni grazie anche al vino, molto buono mi dicono, da Stelio non posso giudicare, e tante sono le manifestazioni come le tapas all'interno del percorso autunnale di Cortes Apertas, poi la festa in onore di San Sebastiano, la festa in onore di Nareto Atteso. Ecco, motivo in più per visitare anche Mamoiada. Sono con noi Daniele Montone e Alessio Piu. Almeno una è caduta, eh? Almeno una è caduta. E andiamo a Nuoro, capoluogo di provincia, la sagra del Redentore che richiama in città decine e decine di migliaia di persone. Nel mese di luglio una fede profonda dedicata al Cristo Redentore, ci vedi qui ancora la festa delle grazie, la festa in onore di San Giovanni Battista, no. E insomma c'è sempre un buon motivo per poter ammirare la nostra cultura, la nostra tradizione, ma in particolare i nostri cavalli anche all'interno delle belle feste che il Nuoro dedica ai suoi santi. Eccoli qua, è ora andata. E adesso Patada, avremo due salite, in Patada la prima con Luca Falqui, Danilo Amadu, Giovannino Becci. In Patada abbiamo parlato ampiamente nella prima salita legata, ecco, in particolare a queste processione che fecero i cavalieri di Patada. Patada, eccoli, bravissimi. Sono andato un po' avanti, erano Daniele Arregaglia e Daniele De Sovus. Mentre ora ospitiamo Luca Falqui, Danilo Amadu e Giovannino Becciu, sempre comunque in rappresentanza di Patada. Ecco, è stata issata la pentolaccia, tutte e tre, quindi possiamo sicuramente ospitare il trio di Patada. Galoppalo, Cristina e Sporta, eccoli, bravissimi! Alcune discese, alcune salite dell'oceano, iniziamo con Burgos, si riparte da Burgos con Editora Giampaolo Sili. Un attimo ragazzi, ecco, la pista è libera e la testa qua nella parte alta di via Sebastiano Santa è tutta per voi, per Burgos, per Editora e Giampaolo. E vai con i coriandoli, perché festa è e non sarà fino alla fine, anche dopo. Rule, Giammario Pinna, Gian Nicola Carzetta, Giampaolo Iani. Rule, un attimo. Grazie.
Ecco nulla. La pista è libera. Anche con le chilo usa il mano, si può stare da una parte. Arriva nulla, rosso e nero. Vai! 1, 2, 3! 1, 2 e 3, bravissimo! Questa qua conviene riprendere già la qua. E adesso andiamo a nulla, altro paese fortemente legato alla storia e al suo cavallo, un cavallo che esplode nella sua bellezza all'interno delle feste che nulla dedica alla sua patrona Santa Maria Assunta, che si festeggia tra il 14 e il 16 di agosto, e vi invito anche ad andare a Lula e vedere questo attimo di fede, ma in particolare la sana, bella ospitalità che la gente di Lula offre sempre a Sistranzi. Il cavallo, dicevo, sarà ed è sempre un grande protagonista anche all'interno di altre manifestazioni. Lula si presenta qua a Budusò con Gio Pasquale Pilas e con Salvatore Deiana. Ecco gli amici di Lula, coraggio! Bianco e nero, il colore dominante delle divise di Lula, uno giù. Facciamo ancora una passeggiata e torniamo a Burgos. Sono ospiti della quarta pentolaccia a cavallo Agostino Tilocca, Francesco Lugeddu. Non scriviamo bene la prossima. Francesco Lugeddu. La pista è libera, sì, ed è anche in sicurezza. I ragazzi di Burgos, Agostino e Francesco, dai! Eccoli qua! Olè! Ollolai! Terra di ospitone, terra di ospitalità. Anche qua cavalli e cavalieri protagonisti all'interno delle belle feste, San Bartolomeo, San Michele il Patrono e tante altre manifestazioni. Naturalmente l'invito vale anche per All Online, paese da visitare. In questo periodo si sta benissimo, forse la sera è conveniente portarsi un bel maglioncino. Noi che arriviamo dai 40 gradi magari salire all'attrezza, al refrigerio di All Online non fa male. Vi aspettano naturalmente gli amici di All Online con questa bella e sana ospitalità. E noi invece ospitiamo Alessandro Bassu, Pietro Chessa e Fabrizio Daca. Eccola qua All Online, i suoi tre cavalli, i suoi tre cavalieri. Vai, una e una è andata. E chiudiamo con la 29ª pentolaccia. Bene tutti, Giuseppe Chessa, Luigi Gherchi, Angelo Cosetti. Approfittate adesso ad attraversare, così. Dai ragazzi, poi dobbiamo rimettere in sicurezza la pista. Abbiamo issato le pettorace. Aspettiamo Giuseppe Chessa, Luigi Gherchi, Angelo Cosetti. Aspettiamo bene tutti e chiudiamo anche questa seconda tornata. Vai! Vai! Benissimo, la mettere paese, ma ne abbiamo una trentesima. Giovanni Sanna, Nicola Saba e Giovanni Marrone. E chi sono questi? Ah, sono delle organizzazioni. Sono questi che si stanno adoperando insieme a te a far sì che la pista sia in sicurezza, soprattutto le pentolacce non vengano a mancare. Adesso ci riposiamo, attenzione, perché non finisce qui come diceva il mio collega, perché avremo sicuramente una terza salita.
così sì. Da qualche istante. Adesso avvicinatevi là al baretto dell'associazione epica Budusurina, vi consumate, sorseggiate una bella birra, un aranciato, una Coca-Cola, se avete della fame c'è anche il panino, insomma, tante belle cose, ci aspettano ancora. Thank you.
C'è ancora una bella pausa, possiamo andare avanti con la musica. Basta adesso. Hai ragione, sono la zona. Hai rotto Samba. Thank you.
Sei che saluti non vai sulla telecamera o no? No, beh, no, glielo faccio dopo. No, perché adesso sono tutti ammassati. Saluti, allora. Chiediamo ai cavalieri di guardare qua verso le telecamere, salutare così vi vedono anche a casa. Dai, fatelo. Ardosi. Troppo poco. E io mi approfitto per salutare un vecchio amico, Antonello Murgia. Non ti ha riconosciuto nessuno, stai tranquillo. Ciao, ci vediamo dopo. Oh, ma c'è vista! Oella! Oh, sei tutto il gruppo a fuoco di Burgos, quello storico, quello vero! Ah, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Oh, quella ragazza è qua però. Vai, vai. Sai che è più importante perché è l'unica ragazza. E dove? Si è girata. Ma io la seguo, poi te la dico quando ce l'ho, thank you.
anch'io, Vabbè, vai, ci sono andare, aspetta qua, Ma si sposta! Ancora
strada. Penso di no.
non lo so adesso che non era. Assicurerà non parla mai, assicurerà non parla mai.
speravano che si faccia vedere qualcuno, io non ci vado alla baracca a chiedere soldi a